Eccoci, pace e bene. La credo che siano le 8. Vero? Possiamo iniziare. Perfetto, bene. Allora, ecco, diciamo una bella Ave Maria, consacriamo tutta la Madonna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Consacriamo tutto quanto, anche le persone collegate streaming, tutti i collegamenti. L'altra volta è successo che alla fine il mio cellulare non ha registrato, perché era finito il tempo, me ne ero accorto, e il video purtroppo c'è stato, diciamo, delle difficoltà. E quindi alla fine, comunque, la catechesi è venuta fuori lo stesso, grazie a Gesù, perché Dio trae i figli di Dio anche dai sassi, quindi anche quando le cose, poi lui è grande, quindi riesce a tirare fuori sempre il bene anche da delle difficoltà. Allora consacriamo tutto proprio, soprattutto perché possiamo comprendere sempre più i dolori della nostra Mamma Celeste, per poter comprendere sempre più i dolori di Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii tu il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, in catene ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano nel mondo per perdere le anime. Padre, nel nome di Gesù, fa che tutto in noi sia restaurato dallo Spirito Santo, sia guarito dallo Spirito Santo, sia purificato dallo Spirito Santo, sia riconsacrato e sigillato nello Spirito Santo. Ah, mo diciamo i rosari, non scherzo. No, perché abbiamo iniziato a pregare un po' fra un pochetto, noi, non che ci farebbe male, però adesso rispettiamo i voleri del parroco. Allora, ogni dolore di Maria rivela una straordinaria meraviglia dello Spirito Santo. E questo terzo dolore di Maria si viene a conoscere leggendo Luca 2,48, quando si dice Maria smarrisce Gesù e lo ritrova nel Tempio. Vi ricordate quando erano andati in pellegrinaggio a Gerusalemme per 3 giorni? Gesù in qualche modo si era eclissato dai loro occhi. Loro pensavano che fosse nel pellegrinaggio con tutte le altre persone, erano tranquilli, invece l'hanno ritrovato nel tempio che parlava e interrogava i dottori della legge. Figlio, perché ci hai fatto questo? Tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Gesù risponde: perché mi cercavate? Non sapevate che dovevo occuparmi delle cose del Padre mio? Allora, questo terzo dolore che Maria ha voluto
e vivere insieme con Gesù, un attimo solo, e chi sta in carrozzella, se poi veni avanti pure in prima fila, tanto in qualche modo ci organizziamo, magari come preferisce, perché mi sembra il caso che, insomma, no? Ecco, se volete venire qua davanti, in qualche modo ci organizziamo. Sapete, perché Francesco ci tiene molto a sentire le catechesi, è un bambino molto, diciamo, attento, no? Allora, eccolo. No, tanto, diciamo, la sedia lui ce l'ha. Quindi, dai, coraggio, vieni, vieni, Francesco, avvicinate un altro po'. Magari, ecco, per i genitori, se gli fate spazio. Allora, ecco, quindi Maria e Gesù vogliono vivere questo dolore, e adesso ascoltate quello che dice, mo c'entriamo perché è qualcosa, quando ho letto, ho dato soltanto una letta, ho detto mamma mia che cosa straordinaria che fa lo Spirito Santo. E Gesù dice a Luisa Picarreta: ah figlia mia, il tuo stato penoso lo sento nel mio cuore. Sento ripetermi la corrente del dolore che passava tra me e la mia mamma. Lei era crocifissa per le mie pene, io ero crocifisso per le sue. Ma la causa di tutto ciò chi era? L'amore alle anime. Per amore di esse la mia cara mamma tollerava tutte le mie pene e fino alla mia morte. E io per amore delle anime tolleravo tutte le sue pene fino a privarla di me. Oh, quanto costò al mio e al suo amore materno privare di me la mia inseparabile mamma, ma l'amore alle anime trionfò di tutto. E poi in un altro volume Gesù dice una cosa bellissima, che questo dolore di Maria si può paragonare, sentite che bello, eh? Tutti possono partecipare ai meriti e ai beni che fruttificavano i dolori in mia madre. Chi si trova abbattuta di animo, arida e priva della mia presenza, e sta salda e fedele ai suoi soliti esercizi, anzi prende occasione come amarmi e cercarmi di più senza stancarsi, viene a partecipare ai meriti e beni che acquistò la mia madre nel mio smarrimento. Quindi lo smarrimento che hanno vissuto Maria e Giuseppe è un dolore come il dolore di chi si sente nel cuore l'aridità, cioè gli sembra che ha perso Gesù, non sente la sua presenza, si sente abbattuta, priva di forze, scoraggiata, come se Gesù non ci fosse dentro. Quel tipo di sofferenza è stato guarito da questo dolore di Maria. Allora qua è importante capire una cosa particolare. Non sempre si soffre delle sofferenze nostre. Qua dice che una madre può soffrire per le sofferenze del figlio. E il figlio che vede la madre soffrire per le sue sofferenze soffre pure lui, alla fine è una corrente dell'amore di Dio. Quello che è successo, immaginatevi Maria sotto la croce e Gesù, ognuno soffriva per le sofferenze dell'altro, e quel fuoco, in quel momento, quei due cuori messi vicini come i due poli, hanno fatto passare il dono dello Spirito Santo, in quel momento si è acceso come un roveto ardente nella croce, quel fuoco che nessuno fermava, e in quel fuoco sono stati gettati tutti i peccati, le malattie, per essere tutto bruciato. E Gesù morendo ha bruciato tutte queste cose, e risorgendo ha fatto risorgere tutti vincitori su tutti i mali. Ma il fuoco è stato acceso lì, in maniera speciale. E il fuoco è il fuoco dell'amore che passava, dello Spirito Santo, in particolare nei cuori di Gesù e di Maria. Ecco perché più si conoscono i dolori di Maria e più si conoscono quelli di Gesù.
E se dalle sue piaghe siamo stati guariti, si capisce sempre meglio come i dolori di Gesù guariscono. Quindi la prima cosa, non si soffre soltanto dei propri dolori, ma a volte si soffre anche di più per i dolori degli altri. Io penso che, per esempio, una mamma che vede un figlio soffrire, probabilmente a volte soffre più per quello che per i propri dolori, magari. A volte questo capita. Quindi ecco, la prima cosa, a volte l'anima può essere abbattuta e può essere arida, priva della mia presenza. Ma qua Gesù dice che se la persona, malgrado si sente così, rimane salda e fedele ai suoi soliti esercizi. Cioè, che significa? Significa che se tu ogni giorno a 9 a.m. dicevi rosario, non è perché non senti più la presenza di Gesù, smetti, ma continui, come diceva Santa Teresina. Santa Teresina diceva, lei stava in grande aridità, angustia, e diceva: Gesù, io so che tu te nascondi, così te cerco di più. Non è che diceva, oh, non sento più Gesù, non sento niente, non sento la consolazione, no, basta, io non prego più perché, cioè, vuol dire che Gesù mi ha abbandonato e quindi, no. Lo so, Signore, che ti nascondi perché io ti cerchi ancora di più. Allora, qua c'è da capire una cosa molto importante. Un giorno l'Eterno Padre gli ha detto a Santa Caterina da Siena: quando tu preghi per un'anima, può succedere una cosa incredibile, che io ti faccia sentire nel cuore le pene della sua anima. E questo capita perché la carità fa questo. La carità mette in comunione, quindi la carità ti fa soffrire con chi soffre e gioire con chi gioisce, come dice San Paolo. Allora, per esempio, io trovo, che ne so, un sacerdote che sta in aridità. Magari è un santo sacerdote, però Dio lo sta provando nell'aridità. Non sente più la presenza di Gesù. Allora io mi metto a pregare per lui. A un certo punto comincio a sentire la mente sterile, senza nessun sentimento buono, un'aridità che manco se stai nel deserto del Sahara, proprio una cosa incredibile. E sentendo quella pena nella mia anima, pregando per lui, posso dire, oh, ma sto prete mi sa che manco un grazia starà. Sentite? Mamma mia, mi sono venuti certi dolori a pregare per lui, no? Invece l'Eterno Padre dice, attenzione, quando io ti faccio sentire le pene di un'anima, non la giudicare male, perché solo a me spetta il giudizio dei cuori. Dice, magari quell'anima è santa, però io gli sto permettendo la prova dell'aridità, io ti faccio sentire la sua aridità, ma è arido non perché sta in peccato mortale, ma perché è talmente pieno di Spirito Santo, che lo Spirito Santo gli sta a bruciare l'anima in una maniera tale che praticamente è incendiata. Anche se lui, voi ci avete fatto caso forte, uno non ci vede, si acceca. Ma non è che si acceca perché è buio, ma perché c'è troppa luce. Così nell'anima può succedere uguale, che è talmente tanta la luce, la potenza dello Spirito Santo, che l'anima va in aridità, perché lo Spirito Santo prosciuga tutto quello che non è suo, proprio lo va nei meandri in più e prosciuga tutto col fuoco. Prosciuga e poi dà fuoco. Allora questo è importantissimo, quando si prega per un'altra anima può succedere che Dio, attraverso lo spirito di carità, ti faccia sentire le pene di quell'anima. Ma tu non la giudicare, continua a provare compassione. Più senti il deserto e più chiedi che Dio la innaffi. Infatti poi Dio gli dice a Santa Caterina, io permetto che tu senta perché con le tue preghiere io possa restituire a quest'anima e sciogliere la sterilità della mente che sente, l'aridità forte che sente, perché altrimenti se fosse continuata la cosa non reggerebbe la persona. Perché è il fuoco dello Spirito Santo, ma non riesce a reggere la persona, bisogna che io dà a dosi del Signore. Poi l'anima si abitua sempre di più, fino a quando è sempre più forte.
Allora, qua c'è da comprendere una cosa importante, che il dolore di Maria scioglie tutti questi altri dolori degli esseri umani e ne scioglie un altro, che adesso vi spiego. Allora, Gesù può essere presente in un'anima, in particolare in due modi. Gesù è presente nell'anima per grazia. E di solito, oltre a essere presente per grazia, è presente anche per sentimento. Cioè, tu lo senti, quando c'è sta Gesù, tu te senti qua pace, quel sentimento dove c'ha voglia di pregare, e per me vado in pellegrinaggio a Cestopova, che ne so, ma è proprio, sento proprio che, non solo sento che Gesù sta dentro la casa, ma sento pure tutto il suo profumo. Altre volte invece Gesù che fa? Per vedere se tu tieni più alle consolazioni o a lui, tieni più al Dio delle consolazioni che alle consolazioni, a un certo punto toglie la presenza per sentimento. Cioè rimane in casa, in grazia di Dio ci stai, non stai in peccato mortale, però te leva il sentimento dalla presenza. E tu cominci a Dio. Prima, se dovevo dire rosario, non vedevo l'ora, sentivo proprio, mamma mia, mo mi dico un bel rosario, mo mi tocca di rosario, mamma mia, Signore, guarda, lo dico proprio per amore tuo, perché se no, guarda, io mi metterei proprio a letto a dormire, proprio. Eppure Gesù è presente sempre allo stesso modo dentro l'anima, sempre per grazia, solo che prima era grazia più sentimento, e allora tutto era fiorito, tutto era i prati fioriti. Quando invece ti toglie il sentimento, rimane, però comincia una sofferenza per l'anima, come a volte dice la Vicareta, sentendomi privata della sua presenza. Ma non è che era privata della grazia, mica stava in peccato mortale, anzi era piena dello Spirito Santo. Ma Gesù, per attirarla sempre più a sé, gli toglieva il sentimento della presenza. Quindi se doveva dire rosario, lei sentiva che lo diceva solo per amore di Gesù, perché se no a livello di consolazione gli tornava indietro niente. Quindi solo perché era innamorata di Gesù continuava nei suoi esercizi, se no gli esercizi avrebbe lasciati subito perdere. Per quello Gesù dice, se un'anima continua nei suoi esercizi, anzi prende occasione come amarmi e cercarmi di più senza stancarsi, viene a partecipare ai meriti e beni che acquistò la mia madre nel suo smarrimento, nel mio smarrimento. Quindi si partecipa ai dolori di Maria sentendo nell'anima a volte la liberazione anche da questi stati di aridità. Però dobbiamo ricordarci che il sentimento è un dono. A volte c'è, e meno male, ringraziamo Dio, altre volte non ci sarà. A volte non c'è per mesi o per anni in certi santi, e non per questo hanno smesso di amare Gesù, perché amare che cosa significa? Significa volere il bene, non sentirlo. E loro hanno continuato a volere il bene, quindi a voler pregare, a voler andare in chiesa, a voler andare ai sacramenti, pure se non sentivano niente. Perché l'amore sta nella volontà, non sta nel sentire. Il sentire è come il tempo, una volta estate, una volta inverno, una volta primavera. Invece la volontà sta in mano a te. Sei tu che decidi chi amare, non è che lo può decidere un altro al posto tuo. Ecco perché quando una persona è molto legata alle consolazioni e meno magari al Dio della consolazione, succede che a un certo punto, quando non si è detto le consolazioni, dato che Gesù era di verbalium praticamente, perché quando pregavo io mi sento bene quando prego. Allora quindi preghi perché ami Gesù o perché ti senti bene? No, tutte e due, no? È solo che poi succede che tu non ti senti più bene e abbandoni Gesù. Allora, delicata la questione. Quindi Gesù era terapeutico. Se allo stesso modo te ci fa sentire, che ne so, e sarta a sua terrazza, tu da quel giorno sarti sulla terrazza, non cerchi più Gesù. Allora, io sto un po' scherzando in senso serio, ma è così, attenzione. Noi tutte le cose che facciamo le dobbiamo fare per amore di Gesù e perché Lui ci ha amati.
E quando Dio permette che non sentiamo il ritorno di quello che facciamo, famo rosario, prima sentivamo una grande pace, dopo se ci sentiamo aridi come un coccio, come prima di iniziare. Dio ti mette alla prova, come Israele nel deserto, vuole vedere se nel deserto tu continui andando avanti fino alla terra promessa, oppure appena trovi il deserto gli dici, Mosè, torniamo tutti in Egitto, vi saluto a tutti, a Maronne, Maria, e siamo stati bene questi giorni, abbiamo fatto un bel cammino, no? Adesso però io non sento più niente, torno in Egitto, addirittura arrivo a dire, come gli ebrei, in Egitto avevamo cose da mangiare. Si erano dimenticati che erano schiavi a tutto, però c'avevano da mangiare i cipolle, i porri, gli dicono. Però, come quello che dicevo in prigione, da mangiare ce l'avevo, invece non sento più niente. Allora torno in prigione. Allora, questo è molto importante, nella vita spirituale può capitare. Ci sono dei periodi che possono capitare a tutti, che si alternano, le desolazioni e le consolazioni. Dio si fa sentire o non si fa sentire, ma uno va avanti. Perché? Qual è la differenza? Mentre il sentimento lo puoi perdere, per perdere la grazia, che cosa deve succedere secondo voi? Quando è che io perdo la grazia? La grazia si perde solo col peccato mortale. Infatti un giorno a Santa Faustina, che non sentiva più Gesù, Gesù gli ha detto, scusami, mi ricordo, detto, comunque gli ha detto, figlia mia, e tu lo sai che non mi puoi perdere come presenza per grazia, perché non hai fatto un peccato mortale. Io ci sto, soltanto la tua anima soffre perché non mi sente più come prima, con quella dolcezza. Ma non ti preoccupare, come gli ha detto Gesù una santa, vale più una preghiera fatta nell'aridità che 150 salmi fatti nella consolazione, dice Gesù a questa persona. Perché 150 salmi l'ho fatti soprattutto, o almeno in parte, per avere ritorno dalla consolazione. Invece l'altro l'ho fatto solo perché amo Gesù, perché a me mi è tornato niente dietro, apparentemente. Poi in realtà ci torna la marea di grazia, solo che poi in certi momenti Gesù te la fa risentire come i fiumi sotterranei. In questo caso il fiume è sotterraneo, quindi non lo senti. Poi a un certo punto Gesù, per farti capire che non stai a perdere tempo, o fa risalire il fiume, ti dice, oh, ma allora qui sta succedendo qualcosa di grande, io non me ne accorgo. Perché Dio fa così? E San Giovanni della Croce dice che è come quando una persona sta facendo un ritratto a un'altra persona. La caratteristica di chi si fa riprende è che deve rimanere immobile, quindi senza consolazioni. Più cerca consolazioni, più si muove e più il ritratto viene male. Allora, che cosa succede? Che a un certo punto Gesù dice, senti, io ti devo fare un bel ritratto, devo fare l'immagine mia in te, devo fare proprio una cosa meravigliosa in opera, quindi te devi stare buono, te levi le consolazioni, così te stai buono, non te amavi troppo, in modo che io posso fare la meraviglia che ho in mente, se no te sei sempre a muovere, una volta voglio la consolazione per quello, una volta... Au. È come il bambino che dice, mamma che mi dà la caramella? Dopo 2 minuti, mamma che mi dà la Nutella? Calmate, no? Come fai a fare un ritratto a un bambino? Gli devi fare anestesia, no? E allora ecco, questo è molto importante perché ci fa comprendere che quando ci sentiamo angustiati, aridi, non è perché Dio ci ha abbandonato. No, in quel momento sta facendo un'opera ancora più grande di quella che stava facendo quando ci sentivamo consolati. Naturalmente non deve essere colpa nostra, ma una cosa che, tra virgolette, ci troviamo l'aridità senza colpa nostra, perché Sant'Ignazio dice che si può diventare aridi pure perché vivi in peccato, oppure te ne freghi dalla parola di Dio, quindi vivi tiepido, allora non è che sei arido, sei tiepido, è un'altra cosa. Da cosa si vede la differenza fra un arido e un tiepido? Il tiepido, se fa peccato o offende Gesù, gliene può fregare di meno, o quanto gliene frega poco. L'arido invece, che c'ha il fuoco dello spirito dentro, incredibilmente gli ha detto Gesù a Santa Caterina, il padre a Santa Caterina, gli ha detto, sai come si riconosce quando l'aridità viene da me?
che la persona, pure se si sente arida, non sente niente. L'unica cosa che sente e sa che non vuole fa peccato mortale. Incredibilmente capita che se gli capita di fare peccato mortale, proprio non vuole, malgrado c'ha l'aridità che vorrebbe cercare altre consolazioni, no. Invece il tiepido è diverso, perché il tiepido, se gli capita il peccato mortale, lo fa magari. Allora vedete, lo Spirito Santo lavora meravigliosamente con le anime, come le piante. Ognuno la cura in maniera speciale. Ecco perché a volte serve un padre spirituale, un consigliere, perché tu ti cominci a sentire arido, tu interpreti che Dio ti ha abbandonato, invece se tu fai discernimento capisci che Dio invece non ti ha abbandonato, ma ha iniziato una fase della lavorazione della tua anima ancora più bella, profonda, potente e santa. È come quando un fabbro batte il ferro, prima l'ha cominciato a scaldare, a un certo punto comincia a battere. Se il ferro potesse parlare, direbbe: oh, ma che sta succedendo? Mi sento tutto... No. Invece è il momento che sta ancora più lavorando il fabbro per fare qualcosa di più definitivo. Allora, il dolore di Maria serve proprio per sostenerci in questi momenti, per farci superare tutte le aridità, tutte le angustie, tutte le privazioni e per farci risorgere, come è successo a Maria. Maria e Gesù hanno provato questo che dice qui Gesù, ma poi immaginatevi come tutti i dolori di Maria, quando ha visto Gesù risorto, si sono trasformati in gioia moltiplicata. È come quando una mamma sta vicino al figlio in coma per 5 mesi e vive tutti i momenti. Quando lo deve lavarlo, quando deve... tutti i dolori scandisce. Poi la mattina il figlio si sveglia. In quel momento tutti i dolori della madre risorgono. Vedere una persona guarire è una cosa di una bellezza, non ci servono parole. La sperimenti l'evangelizzazione di Gesù risorto. È una cosa tra le più belle che si possono vivere sulla terra. Quando hai vissuto il prima di dolore, ma poi a un certo punto succede che Gesù interviene in maniera speciale e praticamente non ci sono più le parole. Senti proprio che quella grazia evangelizza il tuo cuore e arriva in tutti i punti del cuore che prima erano stati feriti dal dolore. Ci passa, a un certo punto fa... e il cuore risorge. È qualcosa di bellissimo, cioè qualcosa di strepitoso, perché solo Dio può fare. Allora ecco, Maria e Gesù hanno voluto vivere insieme questo proprio perché tutti quelli del corpo di Cristo che in qualche modo avessero poi vissuto questi dolori potevano trovare nei loro cuori la sorgente per dissetarsi da tutte le aridità. Poi, un'altra cosa importantissima, questo dolore di Maria è un dolore particolarmente vissuto da lei per poter riscattare tutti i dolori legati ai figli, ma in particolare ai figli che sembrano persi. Ci sono a volte delle sofferenze o delle famiglie che hanno situazioni magari con i figli che sono quel figlio invece di rivelarsi in qualche modo non solo un dono, e quello è un dono un figlio sempre perché l'ha dato Dio, ma invece di essersi rivelato una gioia, almeno per una parte della vita
si è rivelato uno dei dolori più grandi e terribili che magari un padre o una madre potrebbero vivere. O perché è caduto in una droga, o perché non vuole più saperne, che ne so, da madre, o perché, che ne so, magari non vuole far vedere, che ne so, la nipotina, e per 10 anni mi fa vedere la nipotina, i genitori, oppure può essere qualunque cosa che potrebbe succedere. Infatti qua si dice che Maria e Giuseppe avevano smarrito Gesù. Ogni volta che dei genitori sentono di avere smarrito un figlio, ma smarrito può significare smarrito per un giorno, per un'ora, o smarrito non come Gesù smarrito a livello del luogo, che ne avevano visto per 3 giorni, ma smarrito nell'anima, cioè che ti sembra proprio perso tuo figlio. Cioè ha preso proprio una strada che sembra che non c'è sta ritorno, a meno che non c'è un miracolo di Dio. E quello è un dolore atroce, io credo, per un genitore. Non c'è nessun genitore, credo, che possa dire che me frega, alla fine ha fatto una brutta fine, ha voluto. Penso che proprio perché l'amore per un figlio è naturale, l'ha messo Dio, sia un dolore atroce, come quello che hanno provato Maria e Giuseppe e come quello che ha provato Maria sotto la croce, no? Quando è morto Gesù. E questo capita anche quando un figlio si perde, non perché si smarrisce, si droga o perché, che ne so, va abitata da un'altra parte, per assurdo, no? Cose che potrebbero capitare, ma anche quando un figlio magari è morto giovane. Allora ecco, in quale cuore si può trovare rifugio quando si vive un dolore del genere? Non c'è cuore umano. Si può trovare rifugio solo nel cuore di Gesù e di Maria. Ecco perché Maria ha voluto vivere questo dolore, per guarire quei dolori legati ai figli che nessun altro potrebbe guarire. Perché sono veramente cose che tra le più, Gesù a una donna di Dio gli ha detto che la perdita di un figlio è veramente una forma di martirio. Però ecco, nel cuore di Maria si trova rifugio e da questi dolori tremendi, e si possono offrire le lacrime e i dolori di Maria perché quel figlio, quella figlia, possano ottenere misericordia da Dio e, come Maria e Giuseppe hanno ritrovato Gesù, anche quella famiglia possa ritrovare suo figlio. Questo lo vediamo anche nella storia di Santa Monica con Sant'Agostino. E Agostino a un certo punto sembrava perso, era diventato manicheo, addirittura manco più cattolico, proprio eretico, manicheo, era pure un pezzo abbastanza grosso dei manichei, da quello che mi ricordo. Santa Monica ha pregato, se mi ricordo bene, tra i 30 e i 33 anni per Agostino. Alla fine è tornato. E tutti quegli anni di aridità, di angustie, sembravano inutili magari a Monica, Santa Monica. Invece che è successo? Che nel tempo dell'aridità lei seminava quei preghiere. E a un certo punto, quando è arrivato il momento dell'accorto, Agostino è diventato vescovo, santo, dottore della Chiesa, fondatore, e chi più anni ne mette state bene, perché ha fatto Agostino il padre della Chiesa. Quindi è vero che lei per 33 anni ha seminato e non si è stancata, come dice qui, ha continuato a fare i suoi esercizi di pietà, ma ha continuato davvero a farli. Ma il tempo dell'aridità è un tempo di semina. Lei ha seminato e quando ha raccolto, infatti poi prima di morire gli ha detto Agostino: io avevo solo un desiderio su questa terra ancora, di vederti
cristiano. Questo Dio me l'ha dato, adesso posso anche morire. Dice, l'unica cosa che ti chiedo, ricordami all'altare. Pensate che tipo. Allora ecco, per questo, come dicevo l'altro giorno, Don Dolindo Ruotolo fa questo esempio molto, molto semplice, ma così bello. Dice, quando una persona non vede che le preghiere fanno effetto, a un certo punto gli viene da smettere. Dice, ma tu devi pensare alla caldaia. Dice, quando tu metti, accendi la caldaia per far bollire l'acqua, se vedi che non bolle l'acqua, mica spegni la caldaia. Ma metti più fuoco perché deve arrivare a bollire, come chiedi tu. Quindi quando vedi che Dio non ti ascolta, che l'acqua non bolle, mettici più preghiera, insisti, continua. Perché l'acqua deve bollire, perché Dio ha detto, vi ho chiamati perché portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Dio non ci ha chiamati per essere senza frutto. Non è possibile che le preghiere fatte per tanti anni o per un certo non portino frutto. Voi sapete, l'altra volta l'ho raccontata questa cosa, mi sa, qualche volta fa. Una volta sono andato in un monastero e a un certo punto incontro sta monaca e mi fa, padre, io so 40 anni che prego per intenzione. E a me è venuto spontaneo rispondere, sì, con sta scusa Gesù ti ha fatto rimanere in monastero così, no? E voi dite, ha fatto rimanere monaca e perseverava, voi dite, ormai sei anziana, no? E lei è rimasta così, però è quello che ho proprio sentito nel cuore io, perché lei ha continuato a perseverare e quello ha unto la sua vocazione, perché essere fedeli alla vocazione mica è scontato. Questo è proprio uno dei problemi dell'aridità, delle angustie. Allora, prendiamo. Che ore sono? Scusate. Ok. Allora, prendiamo ogni tipo di vocazione che può esistere, no? Da quella matrimoniale, il sacerdozio, diventa consacrata, oppure dedica la vita a qualcosa di buono. Tutte le vocazioni che possono esistere nella Chiesa sono tantissime. Io le considero tutte in questo momento, così come le vede Dio, anche se non le dico tutte. Allora, che cosa succede? A volte con Gesù, immaginatevi che uno adesso entra un ragazzo che ha 20 anni e comincia a sentire dentro la chiamata al sacerdozio. Come quando un uomo e una donna si cominciano a innamorare. Allora comincia a sentire, no? L'innamoramento di solito dura circa 2 anni, è proprio una cosa cerebrale. E si produce una cosa nel cervello che fa sì che tutto sembra praticamente innamoramento, infatti si chiama. Poi a un certo punto quella sostanza si calma e dovrebbe subentrare l'amore vero, quello scelto. Infatti poi succede che ci sono persone che dicono, a un certo punto la persona si dimostra tutta un'altra persona, ma quella era uguale a prima. Non è che era cambiato, soltanto che prima era innamorata. E quindi pure se ti dava un cazzotto in faccia, dicevi, ma me l'ha dato perché mi vuole bene, perché proprio lui l'ha fatto per il mio bene. Quando invece ti è passata la gotta cerebrale, dicevo, questo mi ha dato un cazzotto in faccia, ma è il caso che mo sposo, no? È la stessa cosa, eh? Non è che penso, questa è una cosa provata, non è che sto di così tanto per dirlo. Quindi non è che è cambiato lui, è semplicemente che mo lo vedi senza quella cosa di innamoramento. Allora, ecco perché poi l'amore va scelto, perché tu valuti le sue virtù, se può essere una persona fedele, se può essere il padre dei tuoi figli o la madre dei tuoi figli, se gli affideresti mai un figlio a una persona così, allora poi scegli con tutta la capoccia e con la volontà pure, perché l'amore prevede che tu scegli pure con lo spirito, con l'intelligenza, non è che perché io mi sento tanto, no, sì, vabbè, no? Ok? Allora, ogni vocazione può iniziare in questo modo, diciamo, come un innamoramento in qualche modo. Poi succede, arriva il momento dove questo innamoramento si relativizza e deve entrare l'amore scelto, l'amore vero, quello scelto per volontà, per decisione. Vi dicevo l'altra volta, quando il prete sposa uno, gli dice, vuoi sposare? E gli dice, te la senti di sposare questa persona? Che te senti? Dimmi che te senti dentro, no? E lui dice, ma che ti mi sento? Ah, voglio sposare e basta, no? Ok? Voglio,
Perché? Perché l'amore deve essere scelto, altrimenti non è amore. Io l'ho scelto perché non ne posso far meno, perché, che ne so, perché è bellissimo. Lo so, ma questa è una droga, non ne puoi far meno, è come la cocaina. Allora se diventa brutto che fai poi dopo? Ecco perché bisogna scegliere, non solo con perché magari quell'uomo a quella donna gli sembra gradevole. Certo, non è che ti sto dicendo che te devi a uno che... Però non basta questo. Che è bello non l'hai scelto. Te lo sei trovato così, per grazia di Dio. Ma che poi lo vuoi a vita, lo devi scegliere. E magari è bello però te gonfia. E quindi pensaci. Perché sarà bello lui, ma te devi andare all'ospedale. Quindi ti tocca fare poi la cosa, la plastica a te. Allora, questo è importante. A volte nelle vocazioni succede che arriva il momento di aridità. Un marito non sente più quello che sentiva per la moglie. Un sacerdote non sente più quello che provava quando celebrava l'Eucaristia. Una monaca. Prima la celletta sua gli sembrava il paradiso, mo gli viene da fucilasse perché praticamente dice che faccio tutto il giorno in tracella, no? Quindi gli diventa una prigione invece che il paradiso. Allora quello è il momento dove Dio sta provando la tua fede e dove tu devi continuare a seminare, come fece Isacco, se mi ricordo, quando venne la carestia, lui cominciò a seminare di più. Proprio perché c'è la carestia devi seminare di più. Proprio perché c'è la carestia devi scegliere di amare tua moglie ancora di più in quel momento per scelta. Perché vuoi il suo bene, questo significa amare, volere il bene dell'altra persona. Proprio in quel momento devi insistere di più. Se invece tu ti basavi solo sul ritorno dell'innamoramento, appena tua moglie ti dà più quelle sensazioni, te la lasci. Ma quello non è veramente amore, non era amore. Allora ecco quanto è importante il dolore di Maria dà la grazia di rimanere fedeli alle vocazioni come ha fatto lei. O immaginate la vocazione della Madonna. Madre di Dio, ma ne ha passate, cioè dolori che... Pensate, lei le ha voluti provare praticamente tutti, eh? Gli è morto il marito, Giuseppe, lo sposo, gli è morto il figlio, è rimasta vedova. Ha fatto più traslochi Maria Santissima, cambia case perché la perseguitavano una volta in Egitto, una volta... Cioè, ha voluto provare praticamente tutti i dolori, tutti i generi di dolori, si può dire. Proprio perché essendo madre, non solo ha voluto dare l'esempio, ma ha voluto far vedere nella sua persona, grazie a Gesù, come con Gesù tutto si può vincere. Ma non tutti sono chiamati a questi dolori, lei è unica. Lei li ha voluti provare proprio per liberare anche noi, che non siamo chiamati a essere vittime come lei. Lei è un'anima vittima, è la regina dei martiri, delle vittime. Ecco perché ha voluto provare tutti i dolori. Però i suoi dolori, uniti a quelli di Gesù, portano frutti anche nelle nostre anime, come dice qui Gesù, dice che un'anima che si trova in queste ristrettezze e rimane salda nel suo cammino, nel suo impegno matrimoniale o di vocazione, è fedele ai suoi esercizi e quindi anche ai suoi doveri. Questo vale pure quando sei madre, no? E quando nasce un bambino c'è una gioia meravigliosa in una coppia. Poi quando il ragazzino comincia a piangere a notte, vuole da bagnare a notte, e il marito non si alza, oppure non si alza lei, alla fine comincia a dire, oh, io domani andrò a lavorare, mamma mia, la prima notte si è alzato il bambino, e la seconda notte, la terza notte dice, oh, sarà pure il bambino, ma qua tocca trovare una soluzione. Allora questo è importante, e quelli sono i momenti dove veramente l'amore di Dio viene ancora più fuori e si vede se tu hai scelto veramente di donarti perché l'hai scelto o semplicemente
sei incostante poi nelle decisioni, no? Ti basi su quello che senti. Questa sembra una stupidaggine quella che sto dicendo, ma è di un'importanza enorme. Tante crisi partono dal confondere l'innamoramento con l'amore. L'amore non è, l'innamoramento è l'inizio. Ma poi se tu non fai una scelta e non diventa volere il bene dell'altro, cioè scegliere, non puoi reggere. Ma se hai capito questo e poi scegli con Gesù, allora vedrai che tutto quello che seminerai anche nei momenti di dolore, di pazienza, di aridità, di gioia, porterà frutto come ha portato frutto nella vita di Agostino e della mamma che pregava così. Allora c'è una corona che Dio ha rivelato a questa suora, mi pare che era la corona delle lacrime di Maria, corona delle lacrime di Maria, e gliel'ha rivelata dicendogli che, perché lei stava pregando per un malato, e Gesù gli ha detto, chiedi questa guarigione per le lacrime di mia madre. E Gesù gli ha detto, perché quello che mi si chiede per le lacrime di mia madre, io non posso rifiutarlo. Allora, chi potesse trovarsi in una situazione di dolore con un figlio, comincia a recitare la corona delle lacrime di Maria per questa situazione. Perché Dio non vuole la morte del peccatore e non si compiace, ma vuole che si converta e viva. A Santa Faustina Gesù ha detto che lui la preghiera per la conversione la esaudisce sempre, è l'unica preghiera che esaudisce sempre, quantomeno la prima. Allora ecco, vedete quante cose meravigliose attraverso questo terzo dolore di Maria Gesù ha operato e continua a operare in chi sa trarre frutto anche dalle sue sofferenze e dalle sue eredità e dalle sue angustie. Il segreto che ci rivela proprio Gesù è quello di rimanere saldi. Vivere l'eredità è una cosa veramente difficile. San Giovanni della Croce dice che molte anime che si trovano in eredità spesso tornano indietro, cercano una via d'uscita, perché è molto difficile, molto dolorosa. Però ecco, se uno sa da Gesù che perseverando poi porterà un frutto meraviglioso, allora questo ci darà forza di andare sempre più avanti, qualunque possa essere la nostra vocazione, nella certezza che Dio fa fiorire anche il deserto. Stai vivendo un deserto adesso tu? Continua a fare il bene a cui sei chiamato, perché Dio farà fiorire anche il tuo deserto, proprio il tuo. Come ha fatto fiorire il deserto di Maria come madre e si è mostrato fedele a lei. Quello che gli aveva promesso sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Gesù è risorto e è andato alla destra del Padre come Signore, si è realizzata la parola. Quindi ecco, questo è veramente importante. Quindi io vi invito come esempio concreto a dire questa corona delle lacrime di Maria, proprio perché è una cosa concreta, pratica, che tutti potrebbero fare. Però invocare e offrire, anche quando si va a messa, offrire sull'altare con Gesù i dolori, questo terzo dolore di Maria, magari per dei figli, è una cosa veramente di un'efficacia enorme. Si può offrire sia per i figli, e sia si può offrire quando uno sta in difficoltà, in crisi nella sua via, e dire al Signore, ti offro questo dolore di Maria, perché tu mi dai la forza di perseverare. Anche se sento la sete sulle mie labbra, fa che io continui a perseverare nella certezza che tu farai zampillare una sorgente anche nel deserto se c'è bisogno.
Questo è importante saperlo perché i più grandi errori delle persone partono dal non saper risolvere i dolori. Sapete, poi finisco, e quando le persone cercano le dipendenze, uno dei motivi delle dipendenze è che la persona si illude che in quel modo risolve un altro dolore che c'ha. Perché la dipendenza distordisce, è come la droga. Lì per lì ti fa credere, diciamo che ti fa allontanare un po' dai problemi. Solo che poi succede che i problemi ti rimangono e dopo sei pure drogato e quindi è pure più difficile risolverli. Che Satana fa così, ti illude e poi dopo ti ritrovi che stai peggio di prima. Invece, quando uno persevera con Gesù, affronta un combattimento, delle lotte, ma quello che è grande è che lui con Gesù potrà seminare anche nei momenti difficili. E quel seminare lo raccoglierà al momento opportuno e poi dirà, come il contadino, quando stava a Bangà, a Ricordatera, che gli veniva magari dal lascia aperte, poi dirà, meno male consistito, meno male che sono andato avanti, meno male che sto terreno l'ho coltivato, guarda che è venuto fuori. Pensa se me ne era nato, è vero, mi risparmiamo un po' di fatica, però non stavo senza raccolto. E quindi perseverare con Gesù, chi persevererà fino alla fine sarà salvo, dice Gesù. Allora adesso facciamo proprio la preghiera, credo che siano quasi le 9, mi sa, vero? Meno 10, allora facciamo la preghiera, così che possiamo pregare per tutte queste sofferenze, perché Gesù possa toccarle. Ripetiamo insieme. Signore Gesù, grazie per le tue parole. Tu hai dato un nome al mio dolore. Grazie, Signore. Stasera ho scoperto che il cuore di Maria è come un calice dove io posso riversare ogni mio dolore e trovare la sorgente dell'amore che tu stesso, Gesù, hai fatto scaturire. In questo cuore immacolato io riverso tutte le mie aridità, tutte le mie angustie, tutte le mie difficoltà, quello che in questo momento non riesco a sopportare, metto anche quel dolore legato al tradimento di mio marito. Riverso tutto in questo cuore. Adesso, mamma celeste, voglio versare nel tuo cuore anche tutti i dolori di mio figlio o di mia figlia. Questi dolori li hanno resi indifferenti, distaccati, sofferenti, pieni di rabbia. In questo tuo cuore, mamma, brucia tutti i dolori di questi figli e con la spada del tuo dolore trafiggi questi cuori perché tornino cuori di carne e si sciolga ogni pietra.
Paria Kiria Makaria Siria Makaria Shinya Karia Masiria Ikaria Siria Makaria Shunya Karia Ikaria Masiria Kashinya Akiria. Questa è un'immagine bellissima. Adesso da questa immagine partiremo per continuare la preghiera. Diciamo insieme: mamma, ogni lacrima del tuo cuore spargila sul cuore di tutti questi figli, perché queste tue lacrime accendano in loro il fuoco dello Spirito Santo e possano tornare a sentirsi amati per amare come tu comandi, Gesù. Mamma celeste, adesso versa questa lacrima sul cuore di quelle madri che hanno perso i figli. Versa queste lacrime su tutte quelle mamme che hanno sperimentato la morte di un figlio, sia in grembo, sia a qualunque altra età. Per questa tua lacrima, Maria, guarisci questo cratere di dolore. Penetra fino alla parte più profonda del cuore e sanala come solo tu sai fare. Unisci il loro dolore a quello che tu hai provato sotto la croce e fa che ogni dolore, come il tuo, diventi resurrezione. Yakiria makiria siria makashunya karia masiria Ikaria makaria siria mahayu haria maha Kinana hanyuma Tayu shahau mahay hay niha Ikahu mashiaya ha Kila yashini aria keria maria Ariama Caria, guarisci quel dolore, madre, guarisci il dolore di quel cuore, scioglilo in lacrime, fa che torni a sentire il tuo amore. Pairi Caria Mascinia Caria Maria Siria, Ucari Carini Maionima, Caria Massiria, ma Caria Niamania, Kiri Cariri Maria Siria, ricuci quel dolore fino alle viscere, madre, ricuci quel cuore così spezzato, ricucilo con tutto il tuo amore, fai il trapianto del tuo cuore, fai battere il tuo cuore dentro di noi. Trapianta il tuo cuore dentro di noi, fa che da oggi sentiamo col tuo cuore, fa che da oggi preghiamo col tuo cuore, fa che oggi e da oggi amiamo col tuo cuore, fa che reggiamo al dolore col tuo cuore, fa che speriamo fino in fondo col tuo cuore.
fa che risorgiamo col tuo cuore. Grazie, Madre del tuo amore, nessuno può fermare il tuo dolore. Questo tuo dolore ci entra dentro e tutto quello che tocca viene guarito. Tutto quello che tocca viene guarito. Tutto quello che tocca viene guarito. Ascolta la preghiera di quella madre. Ascolta la preghiera di quella madre. Fallo Gesù per le lacrime di Maria. Fallo Signore per le lacrime di Maria. Fallo Gesù per le lacrime della tua mamma. Lei ti ha detto sempre di sì. E anche tu non puoi dirgli di no. Ascoltala in queste sue suppliche. Sta pregando per ognuno di noi. E nessuno può resistere al tuo amore. Attiraci dalla tua croce. Attiraci dalla tua croce. Strappaci da ogni dolore, brucia vivo ogni demonio, attiraci dalla tua croce, sciogli ogni catena sul cuore, sciogli ogni catena sui polsi, sciogli ogni catena sui matrimoni. Sciogli ogni catena, Signore, fallo per il tuo dolore, fallo con tutto il tuo amore, perché tu sei il nostro Signore, tu sei l'unico Signore, tu sei l'unico Signore. Tu sei l'unico Signore a cui doniamo ogni nostro dolore. In questa notte che viene Gesù, guarisci i dolori che solo tu puoi toccare, guariscili durante il sonno e fa che domani mattina risorgiamo gloriosi con te. Ti ringraziamo perché tu veglierai su di noi, come hai vegliato su Israele quando è uscito dall'Egitto. Sarà una notte di veglia, sarà una notte di veglia. Ci veglierai come una mamma veglia il suo figlio malato. Ci veglierai con tutta la potenza del tuo nome. Ci veglierai fino a quando la parola non tornerà indietro senza effetto, senza aver compiuto per ciò per cui è stata mandata. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Perché Gesù è il sì di Dio. Per questo sì, Signore, fai fruttificare ogni lacrima di Maria. Ti ringraziamo per quello che farai per le nostre vite. Per amore del tuo santissimo cuore, guarisci le piaghe delle nostre anime e dei nostri corpi. Abbiamo seminato la guarigione, aspettiamo con fede, oh Signore.
benedici ogni nostra preghiera, sale a te insieme a Maria. Ti ringraziamo, o Signore, benedici ognuno col tuo amore. Ti ringraziamo perché darai a tuoi amici nel sonno e il tuo ristoro sarà il dono che viene dal tuo cuore. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. E vi annuncio soltanto, perché poi non c'è più tempo, che il Signore ha ascoltato tante preghiere e poi in particolare ha cominciato a agire sui bambini, preghiere fatte per i bambini. Ecco, poi ci sono tante altre cose, ma non le posso dire perché fra poco c'è l'esposizione. Vi do la santa benedizione e lasciamo agire lo Spirito, gli abbiamo chiesto che continui, faccia veglia proprio. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.